Ok. Ci siamo? Valerio, siamo pronti? Bene, Sì, allora. bene. È mercoledì? Stiamo Stiamo? facendo la radio? Stiamo facendo. È mercoledì, sono le 19 e noi andiamo ad iniziare la nostra consueta trasmissione che si chiama Timba o Muerte. Sigla, sigla. Aspetta, prima o poi dovremmo modificare questa sigla e farcene una personalizzata. In che senso? Boh, Dai, te lo parti con spiego. la sigla. Dai. Lo spieghiamo dopo. Ufficialmente la 44esima puntata di Timba o Muerte. Morte. Quindi, la solita raccomandazione di tutti i mercoledì. Ok. Se siete in giro o se siete a casa e vi state annoiando, venite qua, proprio qua, che mangiamo un hamburger tutti insieme. Beviamo qualcosa tutti insieme. Poi ci divertiamo tutti insieme. Facciamo qualcosa tutti insieme, parliamo tutti insieme e tutte le cose che si possono fare insieme. Ok, traduciamo? Lo diciamo in maniera magari un pochino più comprensibile per i nostri amici. Quindi noi vi ricordo che noi trasmettiamo tutti i mercoledì dalle 19 alle 20 e fisicamente siamo a Terni, in Porta Sant'Angelo. A meno che, A meno tipo, che? il nostro fantasma sta da qualche altra A meno che parte. il nostro fantasma non sia da qualche altra parte. Comunque noi siamo a Porta Sant'Angelo a Terni. Qua. Al locale bla bla bla, quindi è un locale, finita la trasmissione si può fare un aperitivo tutti insieme. Noi vi aspettiamo qua. Abbiamo già iniziato noi. Eccoci qua. Abbiamo già iniziato a fare l'aperitivo, quindi se voi passate ce lo facciamo insieme l'aperitivo. A meno che all'improvviso non vediamo teletrasportati da qualche altra A parte. meno che all'improvviso ovviamente non veniamo teletrasportati da qualche altra parte. Dunque, oggi è la giornata delle novità, quindi la giornata delle Cuba Hits. Quindi ci Novità. andiamo a parleremo pochissimo quest'oggi, Valerio, perché abbiamo poco da dire tranne presentare i pezzi che andremo ad ascoltare, ma soprattutto ascolteremo un sacco di brani. Andiamo ad ascoltare i brani nuovi, i brani del 2020 e i brani che magari potremmo anche trovare nelle sale da ballo. Quindi Comunque, prima voglio dire una cosa. dimmi una cosa, dai, dimmi una cosa. Allora, abbiamo deciso che. Allora. Quindi in teoria l'11 marzo o il 18 marzo faremo la puntata su quella musica là, come si Ok, chiama? dopo facciamo anche diciamo le date dei prossimi appuntamenti, Appunto. così magari i nostri ascoltatori si possono già preparare per le puntate successive.
iniziamo subito, ci tuffiamo a bomba e ascoltiamo un brano nuovissimo, fresco fresco, tratto dall'ultimo album del Noro, quindi si intitola L'Havana. E l'album è ancora, mi sembra ancora non sia proprio uscito del tutto in commercio, almeno in Italia. Non è ancora completo? Non è ancora commercializzato. In Italia, però è nuovissimo, è un bell'album, è leggermente sottotono rispetto al primo, quindi Sine Scalas, cioè? È stato veramente un bell'album, nel senso che è il secondo album che lui ha fatto. E il precedente, secondo me, quindi a mio modesto parere, non è una cosa ufficiale, quindi è soggettiva la cosa, a mio parere è stato meglio il primo, quindi è stato molto più carismatico, però comunque sia il livello qualitativo è sempre comunque alto, quindi è un bell'album, ve lo consiglio e intanto vi faccio ascoltare un brano. Salutiamo comunque il nostro amico Paolo. Paolo, ci vediamo sabato sera, noi ci sei giù al Mitos? E se ci sei batti un colpo, perché se non mi commentate io non so poi se mi state ascoltando oppure no. Iniziamo subito, L'Havana e il Noro in Primera Classe. Es un crisol de mil razas, esperanzas y amores. Un arco iris de múltiples autos, de tantos colores. Una ciudad que dormida en un beso, un día se despierta. Y al mundo entero cuenta su verdad con las puertas abiertas. Mi ciudad, una paloma blanca posada en la orilla. Y desde lejos se nota el reflejo de un faro que brilla. Un amasico de gente sincera que te guardan secretos. Su corazón y el de una nación son su real maravilla. Aguara, guara, guara, guara. Hay un doctor que te baila una rumba con tremendo sabor. ¡Ah! Y hay un mulato que baila ballet y te toca un tambor. Oye el canto de su gente que te llama. Si tienes dudas, si tienes ganas. Tú tienes que ser consciente, tienes que tener presente. Que La Habana es La Habana. Si tienes dudas, si tienes ganas. Directamente de La Habana, Rolando y con Luna. Como La Habana ninguna. Los carnavales, oye, date un buen canso, que compartas mi suerte, que el cariño de mi gente no se ven documentales. San Cristóbal de La Habana, abreme el paso. Solo te
voy, ya estoy llegando. Ya voy, ya estoy llegando. Sì, bentornati in studio qui su Radio Passeggiata. La nostra trasmissione, mi ricordo, si chiama Timbo Muerte. Timbo Muerte, come si chiama? Timbo Muerte. Timbo Muerte, va in onda tutti i mercoledì. Ce l'avete pure scritto qui. Ce l'avete anche scritto qui sotto qua. In basso a destra. Qui, 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 oh, 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 qui. L'avete scritto qui? Andiamo in onda tutti i mercoledì dalle 19 alle 20 e ascoltiamo musica caraibica, nello specifico musica cubana. Ve lo copro il segno. Non posso perché... Dunque, abbiamo ascoltato un brano tratto dall'ultimo album del Noro, quindi un brano, un album 2020 che sta uscendo in questi giorni, quindi ancora ce l'abbiamo a livello di promo, ma presto sarà in commercio e lo potrete acquistare. Siamo VIP e possiamo avere le canzoni prima che escono. Esatto, noi siamo VIP e possiamo avere le canzoni prima che escono. Ma come fai a prenderle prima che escono? Scusa, se ancora non sono uscite, come fai a trovarle? Ce le mandano gli autori. Perché noi siamo DJ, siamo noi siamo famosi? No, non siamo famosi, siamo DJ e quindi ce le mandano gli autori proprio per iniziare a farle ascoltare nei locali, farle ascoltare nelle radio e quindi nel momento in cui il CD viene commercializzato, quindi il CD si può acquistare, già gli ascoltatori conoscono le canzoni e quindi lo acquistano più volentieri. Quindi è per questo che gli autori ce lo mandano, non perché siamo bellissimi noi, ce lo mandano perché funziona così. Quindi mercato. Ai vari DJ gli mandano prima le canzoni? Ai vari DJ gli mandano prima che escano, gli mandano le canzoni in modo che i DJ possano già far ascoltare le canzoni un'idea agli ascoltatori. Esatto, così almeno gli ascoltatori e i ballerini, soprattutto i ballerini, possono riuscire a già capire la canzone, quindi poi quando tipo l'ascoltano quella radio, poi magari vanno in un posto che metti tu la musica, già l'hanno sentita, quindi capiscono come devono ballare. Capiscono come devono ballare, ma comunque gli è familiare, quindi non è un brano nuovissimo, gli è già familiare, quindi lo ballano più volentieri e nel momento in cui esce per l'acquisto lo acquistano subito perché già conoscono, quindi già sanno che è un bell'album. Oppure quindi magari a qualcuno non gli piace e capisce che non se le deve comprare per sprecare cose. Esatto, salutiamo anche il nostro Mauro. Ciao Mauro, benvenuto tra noi, benvenuto. Mauro. Quindi passiamo al prossimo brano perché oggi vi avevo promesso che avremmo parlato poco e cerco di rispettare la parola. Il prossimo brano è di un gruppo che io adoro, per me sono uno dei gruppi più belli che producono la musica più particolare in tutta l'isola di Cuba. Sto parlando di Sur Caribe, quindi Ricardo Leiva, i Sur Caribe. Poco conosciuti, quasi completamente estranei nelle sale da ballo, però la loro musica secondo me è di un livello superiore, quindi difficilmente si riesce a far ballare qualcuno sulla musica di Sur Caribe, però ascoltare questa musica secondo me è un'esperienza che va provata e va rinnovata spesso, perché sono veramente 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 bravi. Credo che stiano producendo anche loro un nuovo album, non si ha ancora notizia né dell'album né della data di uscita, però iniziano a uscire alcuni promo, finora me ne sono arrivati un paio, ve ne faccio ascoltare uno, si chiama Bonito Bonito, loro sono sempre Sur Caribe, Ricardo Leiva, i Sur Caribe, un gruppo del Santiaguero, quindi stiamo parlando del sud-est di Cuba, quindi la parte sud. E, ascoltatelo e poi mi dite se vi piace. Dai! Sea el dueño de tus ojos lindos y de tus labios lindos y de tu pelo lindo.
recorrerte toda. Comenzaré por tu carita linda, por tu cintura linda, por tu boquita linda. Todo el cariño inmenso del que estoy hablándote, lo viviremos juntos, amor. Y nada en este mundo podrá matar lo bueno que yo siento por ti. Y la felicidad que nos juremos tú y yo será la que nos junte para toda la vida, hasta que llegue el día que nos separe el fin. Mi amor, cuando caminas tú, eres una maravilla. Qué bonito cuando ríes tú, para hacerte el honor. Cuando caminas yo me paro de la silla, mira, esa chiquita me tiene loco. Y yo no sé lo que voy a hacer. Qué bonito cuando ríes tú, su cintura me rompe el tono. Y no la voy a perder. Claro que no. Sonrisa y me gusta tu carita. Qué bonito cuando ríes tú. Me gusta tu cintura y me gusta tu boquita. Qué rico. Qué bonito cuando ríes tú. Desde el día en que te vi yo no como papa frita. Qué bonito cuando ríes tú. Su Caribe, mami. Qué bonito cuando ríes tú. Bonito, bonito, loro erano sul Caribe, Riccardo Leiva, e sul Caribe direttamente da Santiago de Cuba. E sì, siamo, vi sarete resi conto che la loro musica è un po' particolare. A mio avviso è ballabilissima, però diciamo, dall'esperienza ventennale che ho come DJ nelle sale da ballo, mi sono reso conto che non riscuote molto successo tra i ballerini. Ovviamente c'è bisogno credo di un minimo di allenamento dell'orecchio per apprezzare queste sonorità, perché sono particolari come musiche. Sono belle, sono molto belle. Vi consiglio di farvi un giretto su YouTube e ascoltarvi anche le loro vecchie produzioni, perché sono veramente di qualità. Uscito l'anno scorso, due anni fa, se non ricordo bene se era 2018 o 2019, è uscito un album per il 500° anniversario di Santiago de Cuba, perché loro sono della zona, come abbiamo appena detto, e è molto bello, è molto bello. C'è un arrangiamento di Chan Chan fatto in stile, in ritmo conga santiaghera, che è una chicca, una perla, quindi cercatelo. Fatevi un giretto su YouTube, cercate Sul Caribe, Sigo Siento Santiago, e ascoltatevi tutti i brani di quell'album che vi assicuro ne vale la pena. Prossimo pezzo, prossimo brano, stiamo parlando di Santiago All Stars, quindi i più smanettati li conosceranno benissimo. Sono un gruppo europeo di son, giustamente, quindi suonerò All Stars, che cambiano ogni anno formazione, quindi non sono una agrupación fissa con integrantes fissi, ma cambiano spesso, quindi hanno ospiti d'eccezione spesso, e ogni anno escono con un album veramente veramente carino, veramente di qualità.
Anche loro sono poco ballati in una sala da ballo, però meritano l'ascolto, perché è inutile che ci giriamo intorno. Nelle sale da ballo spesso spopolano i pezzi stracommerciali, che ovviamente sono frizzantini, sono allegri e ti fanno ballare bene. Però non è solo questo la musica latina, non è solo questo la musica cubana, ed è giusto ascoltare anche quei brani che invece meritano, perché sono qualitativamente validi. Uno di questi è Manajo, il titolo del brano che andiamo ad ascoltare, di Soneros All Stars, nel loro album recente uscito quest'anno nel 2020, che è un omenaje a Isaac e Papi Oviedo. Quindi ha quel suo retro gusto retro, come per usare un gioco di parole. Quindi è un album fatto con brani e con sonorità appunto di un'altra era, in omaggio appunto a questi due artisti, padre e figlio, che hanno fatto parte della storia della musica cubana. Il titolo è Manajo e loro sono Soneros All Stars. Cabio sigue chaco, con el agua y de maya, a mi hijo va a curar. Ahí en la loma con Lora. Ciao Paolo, ci vediamo domenica sera, sabato sera, scusa. Manajo, una huira y un pajá. Eso lo dice chaco, con el agua y de maya. Esas tres cositas, hijo mío, va a curar. Que yo lo busque en los montes de la tierra colorada. Eso lo dice Chango, con que le guay y maya. Eso lo dice Chango, con que le guay y maya. Cállate, Chango. Que se va a curar. Cabio si le pichacó. Yo soy arriba en toto, arriba en tanga. Escucha Willy yo. Agua, agua. Y la tierra va a estar.
bomba colora, bomba, bomba. Se lo digo, mira que tenero come cadena. Y la forma donde quiera. Chango, 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 chango. Con el embel en la mano. Chango, callo si de chango. Con el embel en la mano. Escucha, güirillo. Ah, escucha, escucha, quindi loro erano Soneros o Stars, il titolo del brano era Manago, tratto dal loro ultimo album che si intitola appunto, come abbiamo poc'anzi detto, Omenaje a Isaac e Papi Oviedo. Quindi vi ricordo che questi brani li ascolterete pochissimo o raramente nelle sale da ballo, però a mio modesto avviso vanno comunque ascoltati, quindi in questa sede e in questa trasmissione non ascoltiamo solo musiche da ballo, ma ascoltiamo quello che a mio avviso, quindi al mio modesto parere, potrebbe essere la musica più da ascoltare in questo momento, quindi sono le novità di maggior rilievo, ecco, diciamola in questi termini, le novità di maggior rilievo che non necessariamente implicano che siano anche le più ballabili. Nella scaletta che ho fatto ho messo qualche brano ballabilissimo che andremo ad ascoltare fra poco, però ci ho messo anche dei brani che meritano più di un ascolto, magari a casa o in macchina con calma, con tranquillità, proprio perché musicalmente sono estremamente validi. Proseguiamo con Aguaje Ramos. Aguaje Ramos chi è? È stato il direttore artistico di Buena Vida, il gruppo Buena Vista Social Club, per un sacco di anni. Quest'anno, nel 2019, quindi l'anno scorso, fine 2019, se ne è uscito con il suo primo album dal titolo De Vuelta Bajo Llegó, e appunto io vi vado a far ascoltare il brano che dà il nome all'album. Questo ve l'avevo messo anche sui consigli per gli acquisti su Facebook, andatevi a ricercare il post perché tutto l'album merita l'ascolto. Poi vi ricordo, appunto, parlando di consigli per gli acquisti, vi ricordo che domani è giovedì, quindi ogni giovedì io vi propongo un album da acquistare, quindi state sintonizzati sul mio profilo Facebook domani, perché ci sarà un post sui consigli per gli acquisti in cui vi propongo un album da ascoltare o comunque volendo da acquistare, perché la musica va comunque acquistata, quindi gli artisti vanno supportati e l'unico modo per supportare gli artisti è acquistare la loro musica, quindi non scambiarla in maniera pirata e soprattutto non ascoltarla in maniera sterile, quindi rubarla da YouTube è un buon mezzo per dare un primo ascolto ad un brano o ad un album, ma poi se vi piace quell'album, se vi piacciono quei brani, comprateli, perché è l'unico modo per supportare gli artisti. Passiamo a De Vuelta Bajo Llegó, titolo del brano, tratto dall'album De Vuelta Bajo Llegó di Aguaje Ramos.
vaquera. La bala lo vio llegar, a todos puso a gozar. Ay, ciao Quantum, benvenuta su Timba a Muerte. Noi ti aspettiamo al Mythos quando ci vuoi venire a trovare, eh? Sabato sono lì. Contagiando su alegría, señores. De vuelta bajo llegó, quindi è un pezzo di altri tempi, un pezzo un pochino retro, però alla fine è molto bello, e è molto bello anche tutto l'album, quindi sì. Acquistatelo, compratelo, anche il sottofondo che stiamo ascoltando ora, il sottofondo, questo piccolo brano di sottofondo che ci stiamo ascoltando ora è il suo, quindi è tratto dallo stesso album. Abbiamo ascoltato un po' di brani veramente di qualità, veramente carini, veramente belli, che meritano non solo l'ascolto ma anche l'acquisto, a mio avviso. Passiamo ora ad un brano invece un pochino più frivolo, un pochino più frizzantino, e un pochino più commerciale, ecco il termine è quello, un pochino più commerciale. Ci andiamo ad ascoltare Respeta di Rambo e su Timba. Vi so dire ben poco di questo gruppo e di questo artista, perché sinceramente finché non mi sono arrivati i promo non lo conoscevo neanche, quindi ammetto la mia ignoranza, ma è un artista per me sconosciuto, però è bravo, quindi come musica ballabile ci sa fare, è frizzantina, è allegra, è coinvolgente, e quindi è adattissima per ballare. Probabilmente sabato sera o domenica a Ragno Rosso ve la propongo. Ah, perché sabato e domenica andiamo a Ragno Rosso? Sabato sera siamo al Mythos e domenica sera siamo a Ragno Rosso. Ovviamente questi sabato e domenica. E certo. Quindi Respeta, Rambo e su Timba. Este es mi rumba y este es mi sazón, este nuevo ritmo.
19:40 in punto qui su Radio Passeggiata. Tra 20 minuti ce ne andiamo e lasciamo il posto agli altri musicisti. Tra 20 minuti ce ne andiamo e lasciamo il posto a Marco e Amedeo con la loro trasmissione Bacon and the Butcher. Quindi non so quali anni avranno messo questa sera a confronto, però restate sintonizzati perché ne vale la pena anche con loro. Quindi ritornando al discorso di prima, abbiamo ascoltato all'inizio della trasmissione un po' di brani belli, 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 ma diciamo che non piacciono molto ai ballerini di oggi. Il brano che abbiamo appena ascoltato invece, secondo il mio parere, è veramente preciso, adatto per essere ballato
in una sala, quindi è la classica timba. Lo metterai quando andremo là sabato al Ragno Rosso. Al Ragno Rosso o sabato sera al Midos, quindi. O tutti e due. Esatto, quindi il rispetto di Rambo e su timba, sicuramente sabato sera e domenica. Sabato sera al Mitos e domenica al Ragno Rosso ve lo ritrovate sicuramente e ve lo faccio ballare, perché come stavo appunto dicendo, è quella musica frizzantina commercialina che vi fa ballare volentieri. Al di sotto di questa, ovviamente non mi chiedete canzoni al di sotto di questa, di questo livello qualitativo, perché so che ce ne sono ballatissime, ma non rientrano nelle mie corde, quindi non mi chiedete brani estremamente commerciali, perché non ve li metterò mai, quindi mettetevi l'anima in pace. Ma perché? Perché comunque sia la musica, c'è talmente tanta bella musica prodotta oggi. Ma qual è la differenza tra la musica commerciale e quella normale? La musica commerciale è la musica, secondo me, falsa, cioè la musica fatta non da musicisti, ma fatta con un sequencer su un computer. Secondo te? Secondo me. Ma come fa a saperlo? Che se sia musica? Si sente, è un po'. Non credo che ne abbiamo un esempio qui a portata di mano, però. No, non ce l'abbiamo, però ecco, è musica che secondo me non vale la pena di essere né ascoltata e né ballata, proprio perché alla fin fine non è musica. Però queste sono dissertazioni, sono polemiche che evitiamo. Restando in tema ballerino o ballereccia, se che dir si voglia, andiamo con un altro brano velocissimamente, perché siamo in ritardo tremendo. L'album, il brano Palo di El Moré, Portus Clan e il Tigre, anche questo un promo del 2020, e io ve lo faccio ascoltare perché probabilmente anche questo sabato e domenica, o sabato o domenica, ve lo faccio ascoltare e ve lo faccio ballare. Il titolo è Palo. Palo bonito, palo es, un palo, dago, palo, un dago, palo,
sì, El More e Portus Clan il Tigre, il brano si chiamava El Palo. Quindi questo, anche questo è un brano che probabilmente vi farò ballare o sabato sera o domenica sera o entrambe le serate, proprio perché si tratta di una timba classica, una timba commercialina, una timba però che riscuote abbastanza successo nelle sale da ballo. Insomma, una cosa che possiamo metterci tranquillamente. Una cosa che possiamo mettere tranquillamente, fa chic che non impegna, qui la definirei così, quindi è uno dei due brani che fa chic e non impegna, quindi la mettiamo, viene ballata dai ballerini durante la serata e non è né bellissima né bruttissima, però è comunque quel genere di musica che appunto riscuote un sacco di successo nelle sale da ballo ed è bello da ascoltare. Esatto, proseguiamo con un brano invece un pochino più un pizzichino più impegnato, e stiamo parlando di un classico son, quindi un son classico habanero, e lei è Doris Lavin e il brano si chiama El Son Non Morirà. Questo è tratto da un singolo, quindi un brano uscito in commercio solo con da solo, quindi non appartenente ad un album, del 2020 anche lui, quindi recentissimo. Ma quindi non è di un album questo? No. Perché esistono canzoni che non sono di un album? Sì, esistono quelli che si chiamano i singoli, quindi escono in commercio con un brano singolo, quindi possono essere acquistati singolarmente. Ma perché gli album quando li vai a comprare puoi direttamente comprare tutto l'album? Certo, puoi comprare tutto l'album e quindi sono svariate canzoni, 6, 7, 8, 10, 12, 13. O quindi ti danno un pacchetto con tutti i CD che ci stanno direttamente? No, un CD unico che contiene un certo numero di brani. Ma tipo tutti di fila in un CD stanno? Come? Quindi stanno tutti di fila nel CD? Sì, esatto. Lo vogliamo ascoltare questo brano che dici? Sì. Dai. El Son Non Morirà. Sonera con sentimento. E un grande saluto alla nostra Ilaria. Ciao Ilaria. Ciao. Y yo digo que no es verdad, pues ya no quiero equivocarme. El milagro de la clave presente está donde quieras que tú vayas. Sientes su ritmo, te hace soñar. Yeah.
19.54 qui su Radio Passeggiata. Passeggiata. Bentornati in studio. E siamo in chiusura. Quindi ricordiamo gli appuntamenti delle prossime trasmissioni. Quindi 26 mercoledì prossimo 26 febbraio avremo con noi qui Luca Nebbiai e proseguiremo il nostro viaggio attraverso la storia della musica cubana. Quindi con Luca abbiamo iniziato questo progetto in cui ogni mese vi faremo ascoltare un pezzo di storia della musica cubana. Poi saltiamo al 4 marzo e tornerà il nostro amico Salvatore Rondinelli per parlare della salsa di New York e quindi dei Fania All Stars e di tutti gli artisti. Diciamo, è una cosa che mi piace tanto a me. È la musica che piace molto a Valerio, quindi Valerio ha trovato una sua dimensione in questo mondo caraibico che è la musica appunto del barrio, la musica di New York. Poi andiamo all'11 marzo, tornerà con noi Daniele Indios e udite insieme al nostro carissimo amico Primo Marchetti per una trasmissione che ancora non abbiamo deciso come strutturare. L'argomento ancora non è deciso, lo stiamo decidendo, abbiamo ancora quasi un mese per deciderlo, ma sarà sicuramente un argomento interessantissimo. Per il 18 stiamo pensando di fare... Il 18 ci penseremo, ancora non abbiamo raggiunto una decisione. Vi salutiamo, vi diamo appuntamento comunque a mercoledì prossimo e vi lascio con l'ultimo brano della serata che si intitola Goza Mi Tumbao e lui è Pepe Montes Conjunto. Hace tiempo que te esperaba, como si nada, como una simple inspiración de madrugada, con agua clara. Es que ahora dicen por ahí que tú te has olvidado de mí, hay mentirosa de mi tumbao, si en tu mente yo estaré. De lo que he creado, nadie lo esperaba, ni se lo imaginaba, poca gente lo sabía, mientras yo lo producía, yo me inspiré, yo me inspiré, me encaminé. Y es que ahora dicen por ahí, tú te has olvidado de mí, hay mentirosa de mucho que aprendí en el tiempo que ha pasado, ahora soy feliz, he evolucionado, la música es así, como el agua en el desierto, con ella voy a mí, y te invito a mi concierto, ey, ey, ey. Oh, 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 ay, papita, ¿cómo? Y se mambo. Sabes que estoy azuquita pa'l café. Pa' que lo baila hasta que amanezca tu vez. Esto está pa' comer y para llevar. Yo soy Pepe Monte y te vengo a cantar. Dicen que la distancia está el olvido. Dicen que la distancia.